come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Bene, una settimana fa purtroppo ho avuto una piccola distorsione alla gamba che mi impedisce di stare in piedi, però una volta a un vescovo che compiaceva Giovanni Paolo II a causa della rottura del femore, perché non poteva essere così libero, viaggiare come faceva, insomma, si un po' si compiaceva il Papa, Giovanni Paolo II rispose: ma sai, la Chiesa non si governa con le gambe ma con la testa. E allora io posso dire lo stesso a voi: l'insegnamento si fa con la bocca e col cuore, non con le gambe, quindi lo facciamo lo stesso. Oggi è la festa, grandissima solennità del corpo e sangue del Signore, e di questo avremo modo di intrattenerci nella messa. Però qualunque sia la solennità che si celebra in una domenica, la domenica deve essere sempre domenica, cioè giorno del Signore, perché domenica è un aggettivo formato da dominus, che significa Signore, quindi giorno del Signore. E perché è il giorno del Signore questo giorno? Perché risuscitò, il giorno, primo giorno della settimana Cristo risuscitò, e dunque la domenica deve essere anzitutto un'occasione per ridestare la fede nella risurrezione di Cristo, per sentirlo presente, risorto, vivo in mezzo a noi. E Gesù è risorto e dunque è vivo, e dunque qui in mezzo a noi, perché ha promesso: dove due o tre sono in me, riuniti nel mio nome, io sono in me, lì in mezzo a loro. Quindi immaginarsi la presenza di Gesù oggi qui in mezzo a noi. È una presenza così reale, anche se non la vediamo, come la luce che ci circonda non la vediamo, anche l'aria che respiriamo, nella quale siamo immersi, non la vediamo. Ma cosa c'è di più intimo, di più avvolgente dell'aria e della luce? Ecco, così è la presenza di Gesù in mezzo a noi. E quando sono entrato io mi avete accolto con un applauso, so che l'avete già applaudito, però adesso, prendendo coscienza che Gesù è qui in mezzo a noi, lo applaudiamo, lo applaudiamo. Vogliamo che tu sia il primo a rallegrarti di questo giorno, perché siamo qui solo per te, e tu ci ami tanto che l'affetto, il fatto che ti abbiamo dato del tempo, che questi fratelli abbiano affrontato un viaggio, abbiano lasciato l'occupazione di casa, ti riempie di gioia, e cosa strana a dirsi, ti riempie di gratitudine, perché Gesù ci è grato per quel poco che facciamo per lui. La risurrezione di Cristo, dunque, la risurrezione di Cristo è il primo annuncio che noi dobbiamo dare ai fratelli, l'inizio dell'evangelizzazione. Piace tanto un episodio che si legge nella vita di un santo monaco russo, si chiamava Serafino di Sarov, e visse nell'Ottocento, 10 anni in un bosco senza parlare a nessuno, silenzio assoluto. Poi lo tornò al monastero, e la gente, come avviene di solito quando c'è un uomo di Dio, cominciarono a venire a trovarlo, in genere per confidargli i propri problemi, i propri
drammi familiari. E si legge nella biografia che quando lui vedeva qualcuno che veniva a trovarlo, gli andava incontro e da lontano, sorridendo, gli diceva: gioia mia, Cristo è risorto. Però la sua voce aveva il timbro dell'angelo il mattino di Pasqua, per cui avveniva il miracolo. La gente si sentiva già sollevata, i problemi erano già caduti. Solo a sentire questo, Cristo è risorto, e tanto basta. Allora noi questa mattina vogliamo cominciare a evangelizzarsi tra di noi e, rivolgendoci al compagno, al fratello, alla sorella di destra o di sinistra, non vi chiedo di dire gioia mia, perché questo è un confidenziale, più si va nel nord più diventa un po' confidenziale, lo direte a casa alla vostra moglie e al vostro marito, questo. Però possiamo dire fratello, sorella, qui non c'è problema, vero? Allora coraggio al fratello, sorella, gli dite, guardandolo negli occhi: sorella, Cristo è risorto. Fratello, Cristo è risorto. Lorenzo, Cristo è risorto. Era semplice, vero? Non richiedeva grande coraggio, perché eravamo tutti tra credenti, addirittura nel rinnovamento. Però, cari fratelli e sorelle, domani voi entrerete a casa come io, vero? E lì ci troveremo con quelli di casa, con il lavoro, i colleghi, e non sarà tanto facile guardarlo negli occhi e dirgli: fratello, Cristo è risorto. Se dove è possibile, non mancate di farlo. Però se non potete farlo come l'abbiamo fatto qui, si può fare in altro modo, che io vi suggerisco. Sapete che si può annunciare la risurrezione di Cristo con gli occhi, meglio ancora che con la bocca? Sì, si può, attraverso lo sguardo d'amore che ci dà Gesù. Chi ha Gesù dentro lo lascia passare attraverso gli occhi. Quindi questo annuncio della risurrezione, quando non possiamo darlo con le parole, diamolo con l'amabilità, con un gesto, con una gioia, mostrando che abbiamo trovato, insomma, il senso della vita. Perché chi si profuma non ha bisogno di mettere solo scritto che è profumato, vero? La gente lo sente intorno. Così chi ha Gesù dentro, il profumo lo sente, e oggi parleremo proprio di questo. Dunque, io ho cercato di attenermi al tema che voi avete scelto per questa convocazione, però ho sentito il bisogno di completarlo, perché come è necessario fare in un logo di un congresso si è sintetizzato, e invece questo testo bisogna conoscerlo per intero, perché manca proprio la parola chiave. Allora, Luca 4 dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Anzi, qui è già sciolta la frase, perché l'originale dice: per questo mi ha unto e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Chiuse poi il libro, perché queste erano parole che Gesù nella sinagoga di Nazaret lesse da libro della scrittura. Poi chiuse il libro e, volgendo lo sguardo intorno, ciò che dà solennità a questo momento, ciò che dice che quello che sta per dire è importante, disse: oggi si è compiuta davanti a voi questa scrittura. A
quale evento allude Gesù quando dice oggi, adesso si è compiuta questa scrittura che si legge nel profeta Isaia? Perché le parole che abbiamo sentito erano parole di Isaia. Bene, la risposta non è difficile, perché San Pietro negli Atti degli Apostoli ripete questo concetto, però specifica anche appunto il tempo e il luogo in cui avvenne questa unzione di Gesù. Dice Atti degli Apostoli 10:37: Dio consacrò, unse nell'originale, ecrisen, unse, di Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth dopo il battesimo predicato da Giovanni.